Voilà, video sorpresa. Questa sono io, sorpresa perché vedrete me, vedrete la mia faccia e vedrete anche un imbarazzo incredibile. Non sono abituata a vedermi, insomma, infatti se sposto gli occhi perché non so dove devo guardare. Comunque, niente, ho pensato che è arrivata un certo numero di iscrizioni, quindi più di 120 se non mi sbaglio, ho detto, cioè, diamoci una mossa praticamente, ho detto o lo fai adesso o non lo fai più. E siccome ho visto nei video di alcuni di voi il video tag, ecco, mi piaceva molto l'idea. E secondo me, dopo un po' di tempo, probabilmente è anche giusto e bello condividere anche se stessi un po', perlomeno, con le persone che ti seguono. È giusto perlomeno che sia così. E ora, io ho fatto una cosa un po' anomala, probabilmente per alcuni di voi. Cosa ho fatto? Ho preso due video tag leggermente diversi, uno di Valentina OOO, l'altro invece di La Perla Nera. Valentina anche lei mi sembra, sì, vabbè, per non confondersi almeno le chiamo così che ci capiamo. E mi piacevano entrambi, li ho scissi praticamente, eliminando alcune delle domande che secondo me alcune volte erano ripetute, altre volte magari non avevano tanto senso, insomma non è che spiegavano qualcosa in più di me in realtà, erano una cosa in più, superflua. Allora, iniziamo. Adesso le leggo, non le ho preparate, cioè le ho solamente scritte, ma non ho preparato le risposte, quindi ci impiegherò una vita. Spero di non dilungarmi troppo, di non rendermi un po' troppo noiosa, un po' pesante, no? Come dice il mio amoroso qualche volta. E il che non ha tutti i tuoi fatti. Allora, il tuo nome? Io mi chiamo Chiara. Vorresti cambiarlo? Sì. Ho sempre desiderato cambiare il mio nome perché non mi è mai piaciuto fin da quando ero piccolina. Infatti ho, secondo punto, infatti è il soprannome. Ho diversi soprannomi, li ho sempre avuti. Perché? Perché un po' me li davo io, perché un po' me li davano gli altri, perché sapevano che il mio nome mi faceva un po' schifio. Boh, quindi, soprannome allora, Kia, quello più utilizzato, è Yaya. Mia Taia, me lo davo io da piccolina quando qualcuno mi chiamava, io mi chiamavo sempre, sì, sono mia Taia, dimmi. Vabbè. E poi Lalla, Chicca, e basta, penso, sì, all'incirca così. Anni, cazzarola. Allora, scusate per la parola, magari non si dice. Il 21 luglio ho fatto 28 anni, quindi sì, ne ho 28, non sembra, lo so, me lo dicono tutti perché ho la faccina da bimbina, insomma, che questo è un bene da una parte ed è un male dall'altra, perché se te lo senti dire quando hai 12 anni che ne dimostri magari 7 o 5 ci rimani un attimo male, però vabbè, più avanti nel tempo probabilmente mi piacerà di più come cosa. Sei fidanzata? Sì. Sono fidanzata da quasi 8 anni, quasi, lo dico sempre al mio amoroso perché dico, senti, non siamo ancora agli 8, quindi per me è ancora quasi, quando faremo gli 8 allora festeggeremo gli 8, quindi quasi 8 anni, felicemente. E segno zodiacale, cancro, cancro per un giorno, perché sennò sarei leone, però c'è chi dice che sono molto cancro, nel senso di, probabilmente di piccoli cambiamenti di umore qualche volta, ho la testa tanto, 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 tanto dura, tanto dura. E alcune volte ho un aspetto positivo, altre volte un po' negativo. Comunque, sei un uomo o una donna? Una donna? Sì, direi di sì. Colore dei capelli? Io ho i capelli castani, capelli sì, castano scuro, e al sole qualche volta tendono ad avere questo effetto tipo ramato. In realtà adesso li coloro, quindi ho prima un tonalizzante, adesso una tinta sul rosso e violetto. Ora, cioè, se voi adesso non so se mi vedete, ecco, non so se vabbè, dopo essere andata al mare la tinta non c'è più, ovviamente, però comunque come colore anche di tinta utilizzo il rosso ramato piuttosto che il violetto, mi piace molto come colore, il violetto non troppo acceso, non è che si vede, spacca troppo, no, direi anche no. Degli occhi, oh signore, allora gli occhi,
un colore castano degli occhi, però non è sempre detto che alla luce sembrano rossi. Tanti mi hanno anche preso leggermente in giro per questa cosa. Sì, dovrebbero essere rossi sotto una certa luce del sole. Tipo, non lo so, ai vampiri, no? Insomma, avrete visto Twilight, cose del genere. Io non ce li ho così, però sotto alcuni aspetti può sembrare un filino. Altezza, oh signora, sono bassa, sono tanto bassa, sono 1,60, quindi sono proprio piccoletta. Infatti, io dicevo sempre, cavoli, a mia mamma e a mio papà, mi avete fatta magra? No, perché sono magra purtroppo, cioè purtroppo insomma, preferirei essere qualche chilo in più e potevate farmi almeno alta, no? Sai, ci sono tante di quelle modelle, almeno sono magre alte, un senso ce l'ha. No, sono magra e piccolina, quindi tutto mini, no? Tutto una porzione piuttosto mini. C'è chi dice botte piccole, no? Botte piccola c'è vino buono? Sì, una cosa del genere, però è anche vero che se la botte è piccola, il vino è poco, finisce subito. Adesso avrò accannato perché non me lo ricordo bene, volevo dirlo, vabbè, lasciamo stare. Numero di scarpe, 37. Occhiali, no, nel senso dovrei portarli magari per riposo, quando guardo TV o computer o cose del genere, li ho, ma non li porto, sbagliando forse. Tatuaggi, no, mi piacerebbe averli, non tanti, volevo fare una farfallina sulla caviglia piuttosto che invece dietro al collo, qui su, però poi ho deciso un po' per paura probabilmente di evitare. Piercing, no, anche quelli, ho solamente dei buchi nell'orecchio, ne ho due e due, avrei voluto farne anche di più, ma i tempi miei assolutamente non mi lasciavano. E volevo fare quello al naso, quello all'ombelico, vorrei tante cose, ma alla fine non tutte riesco ad averle, insomma, ovviamente, o comunque a realizzarle un po' appunto per paura. In questo caso io odio gli aghi, ho paura degli aghi, ho il terrore, quindi no, sangue anche, quindi niente. Poi animali domestici, non ne ho, avevo delle tartarughe, però poi sono diventate troppo grandi, allora abbiamo portate in un posto apposta dove tenevano tartarughe, le tenevano tutte insieme, ovviamente potevano stare meglio sicuramente che non magari le vaschette che uno può sicuramente solamente avere in casa, no? Che sono comunque limitate come dimensioni. Animale preferito, adoro i cani. Adoro i cani e sono molto affezionata. Beh, il cagnolino del mio moroso, anche se è un casinista allucinante. Briciola, però è un uomo. E poi adoravo un cagnolino che appunto aveva mia nonna, Luna, si chiamava. Sì, per lei avevo un amore particolare. Un'amica io la definivo, quindi. Sì, lei l'adoravo, per me era un qualcosa in più, insomma, non era solamente un cagnolino carino, tenero e tutto, no, un qualcosa in più, una vera amica. Bacino. Allora, poi, fumi? No, non fumo. Ultimo mangaletto, oddio, non leggo manga, li odio. Ultimo libro. Allora, oddio, adesso non mi ricordo. Non leggo tantissimo, però mi fisso su determinati libri. Comunque, in generale, adesso non mi ricordo proprio l'ultimo letto, anche se non è da tanto tempo che l'ho letto. Era una saga, se non sbaglio, di streghe, una cosa del genere. Comunque mi piacciono in generale i gialli, piuttosto che libri di avventura collegati sempre ai gialli. Ho letto tutti i libri di Agatha Christie, possibili e immaginabili. Qualcosa di Daniel Steele, poi, ma insomma, questa serie qui, odio la narrativa o cose di questo genere, insomma, la trovo piuttosto annoiante. Mal ubriacata, mai. Io purtroppo è un limite per alcuni, ma non sopporto neanche vedere le persone che si ubriacano, mi dà noia. Mi dà nervoso e penso siano abbastanza dei cretini a farsi del male per conto proprio. E, social network preferito?
Facebook, nel senso che lo uso pochissimo, non lo uso tanto effettivamente, perché è un po' che ne capisco ben poco, e un po', ma non lo so, studio un attimo, guardo qualcosa, poi me ne vado, dico, ma basta. Quindi non sono una tanto, diciamo, che sta lì ore e ore. Mi piace più guardare magari dei video su YouTube, quello sì, però ecco, non sono un'accanita di Facebook. Infatti, tanti di voi che mi hanno magari ne conoscete anche tramite qualche gruppo, qualche pagina Facebook, sanno che purtroppo io mi vedo raramente perché proprio non è da me, insomma. Poi, pagina web più visitata, appunto, io guardo sempre YouTube. Ultimamente, infatti, alcuni mi dicono sei un po' fissata, ma fissata, mi piace guardare i video, cercare di imparare qualcosa se riesco, queste cose qui, quindi sì, quella. E, ultima volta che hai pianto, ma allora io non sono una piangiona, però ultimamente mi capita magari per alcune situazioni di lasciarmi andare, insomma, qualche lacrima. Chi mi è vicino lo sa e non è troppo da me. Comunque, ti sei mai innamorata? Sì. Sì. Hai mai amato qualcuno fino a piangere? Sì. In amore si piange, secondo me. Quello è il vero amore. Che fa ridere, fa piangere, però qualche volta. Ovvio che si piange tutti i giorni, insomma, cambia amore, nel senso, cambia ragazzo. Però, insomma, così. Hai mai frequentato due persone contemporaneamente? Sì. Mi è capitato in un periodo particolare della mia vita dove non volevo render conto a nessuno, dove volevo essere magari più libera e rilassata e non prendere troppo sul serio alcune cose proprio perché le avevo prese troppo sul serio precedentemente. Quindi, per questo motivo. E probabilmente lo rifarei. Lo rifarei nel senso che certo non è un bel gesto, me ne rendo conto, però in alcuni periodi uno può sbagliare e ha magari delle esigenze di tipo diverso e magari succedono anche queste cose, non mi vergogno troppo. Poi, sei mai stato tradito? Penso di sì, penso nel senso che non ho la sicurezza al 100%, però diciamo il 98% sì, può essere. Hai mai baciato qualcuno e ti sei pentito? No. Oh, aspetta. Sì, forse una volta. Sì, una volta è successo, sì. Ma niente di che, cioè era una roba molto così, insomma. Comunque sì, è successo. Hai mai perso qualcuno di speciale? Sì. Sì, ho perso una persona molto speciale. Tanti anni fa ormai. Ma rimane speciale quando perdi qualcuno a cui vuoi talmente bene e tieni così tanto, ti rimane nel cuore e vorresti magari averlo sempre comunque vicino, anche se non è possibile purtroppo. E se invece si intende hai perso qualcuno di speciale, magari di amicizia, che se è successo anche quello, come capita penso a tutti, e mi dispiace perché era una persona a cui tenevo molto per probabilmente colpe sue e colpe mie anche, l'amicizia si è rotta. Si è rotta e quindi ovviamente non ci siamo più viste. Mi dispiace molto perché era una persona a cui tenevo particolarmente. Una persona speciale. Poche al mondo, secondo me, sono così. Con anche i suoi difetti perché ne ha fatti di tutti i colori, però comunque era speciale nel suo essere, insomma. Sei mai stata depressa? No, non penso di essere mai stata depressa, veramente depressa, nel senso, penso sia una malattia, quindi no, mi capita di essere triste qualche volta, di essere giù di morale per alcuni motivi, però depressa non penso, ecco, no. E hai fatto nuove conoscenze? Sì, abbastanza. Tante volte grazie anche a YouTube. Infatti ne sono riconoscente, ecco. Smesso di amare qualcuno? No. Assolutamente no. Incontrato qualcuno che ti ha cambiato la vita? Beh, ultimamente no. Diciamo da 7 anni a sta parte, qualcosa in più, il mio amoroso, ecco, quello sì, in positivo.
Capito chi sono i tuoi veri amici. Allora, a mio parere, per capirlo realmente ci vuole molto tempo, o meglio, forse non si capirà mai. Però diciamo che in questi anni ho fatto una selezione, come io chiamo, no? Come mi piace definirla, delle persone che io ritengo veramente amiche. Non mi volevo più circondare di persone che magari apparentemente sembravano amiche, dolci, gentili, amabili, poi magari in realtà dietro te ne dicevano mille, non sono amici quelli. E quindi ho fatto una selezione netta. Forse ancora in corso, nel senso, io penso di dare molto nell'amicizia, però effettivamente pretendo tanto anche dalle altre persone, quindi se io cerco di darmi tutta, mi piace avere anche qualcosa in cambio, ecco, ma non per altro, proprio per. Non lo so, secondo me in amicizia è così, no? Nel bene e nel male, tutto o niente, non ci sono le vie di mezzo. Quindi ho degli amici fidati, diversi amici fidati, però so che sono loro, ecco, mi posso fidare ciecamente di loro. Poi per carità, nella vita mai dire mai, comunque. Baciato qualcuno dell'altro sesso? No. A che ora ti sei svegliata? Stamattina? 8:30. Cosa facevi la notte scorsa? Ho visto un film schifosissimo su Canale 5. Una catastrofe naturale. Mia madre ne va matta, ma quella lì era proprio fatta male, quindi faceva schifo. Sono andata a letto alle 11 qualcosa, quindi anche tanto tardi. Qual è la cosa che non riesci ad aspettare? Perché non riesco ad aspettare le sorprese, i regali. Quando uno comincia a dirmi: ah, guarda, ti sto facendo, ti sto creando, ti sto. Oddio, mi fai diventare matta, voglio saperlo subito. E se no, non dirmelo. Non è che uno magari mi fa una sorpresa, cosa fa? Mi dice prima: ah, guarda, forse ti farò. No, mi fai diventare matta, no, no. E poi forse a prendere, ecco, aspettare il pullman, il treno, ecco, dopo un po' mi rompo, non ce la faccio più, non riesco a aspettare. Che cosa ti auguri di cambiare la tua vita? Mi auguro di cambiare una cosa che per me è molto importante, cioè come tante volte io dico ultimamente anche ai miei amici, piuttosto che al mio amoroso, alla mia famiglia, ci sono delle volte nella vita, secondo me, che uno si trova. Almeno a me sta succedendo, sono in stand-by, come si dice, no? Sto aspettando qualcosa e sono alla ricerca di un qualcosa, in ambito lavorativo in questo caso, di un cambio di vita, diciamo, non perché questa non mi piaccia, ma perché ritengo che a una certa età e con tutto magari il da fare e le cose che uno ha cercato di fare nella propria vita per creare un qualcosa di meglio, sia bello e speciale. Crearsi la vera e propria vita, quindi quello che vuoi fare veramente in futuro, quindi non so, parlo per me, avere un buon lavoro, comunque un lavoro decente che ti dia almeno di che vivere, per crearti magari una piccola famiglia tutta tua, anche in un monolocale, però qualcosa del genere, ecco, e un lavoro magari un po' gratificante, ecco, quello mi piacerebbe tanto. Non dico di richiedere al momento quello che avrei voluto sempre fare nella vita, perché ovviamente, come si vede, la situazione non è del migliore, quindi no, però mi basterebbe un lavoro buono, ecco, un lavoro che mi desse la possibilità di vivere, ecco, tutto qua. E per te sono i più importanti, la salute e il denaro, come vi dicevo adesso, entrambe, perché il denaro è importante, perché col denaro riesci a vivere, riesci a crearti una famiglia nel caso. E quindi è importante. La salute è fondamentale, nel senso che puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se non hai la salute, ciao. Poi, scusate, intanto guardo l'orario, che siccome ho un appuntamento dopo, non vorrei arrivare troppo in ritardo. Allora, che cosa ti dà sui nervi in questo momento? Ma no, nulla, non particolarmente, ecco. Diciamo che ho dovuto discutere leggermente con mia sorella per avere il posto qui in sala per fare il video, ma a parte ciò. Basta. Vino rosso o bianco? Bianco, bianco frizzantino e dolce.
Coco Pepsi, entrambe, mi piacciono entrambe. Caffè normale macchiato. Oddio, adoro il caffè normale. Purtroppo non potrei bere caffè. E quindi ultimamente sto tendendo a caffè decaffeinato, che è come non berlo, però vabbè. Zuccherato amaro, molto zuccherato. Cioccolato al latte fondente, nettamente fondente. Io adoro il cioccolato fondente. E, coperto piumone. Piumone, piumone, mi piace molto di più il piumone. Canzone preferita? Non ho una canzone preferita. Ecco, mi piacciono molto quelli di Dirty Dancing del film, perché sono patita con quel film, ma non ho né un cantante né una canzone preferita in realtà. Cartone, oh, a me piacevano tantissimo i cartoni giapponesi di una volta, tipo, non lo so, come si chiamavano? Dio. Vabbè, Holly e Benji, poi c'erano quelle gemelle lì che si tenevano, sorelle lì che si tenevano con le dita così, adesso non me le ricordo, Terry e Maggie, però il cartone non me lo ricordo. Poi Piccoli problemi di cuore, tutti quei cartoni lì che a me piacevano tantissimo, adesso fanno un po' schifo secondo me, sono tutti fatti a computer, non si capisce più niente, e non ci sono le vere storie una volta, le vere passioni, tipo in Piccoli problemi di cuore, che uno si innamora dell'altro, oh, bellissimo, adoravo, adoravo. Poi, pasta o pizza, entrambe, mi piace molto sia la pasta che la pizza, forse di più la pasta, ecco, in tutti i modi. Come ti vedi da qui a 10 anni? Spero di vedermi diversamente, diversamente nel senso di avere un qualcosa di reale, di dire, beh, sono arrivata qua, sono contenta e soddisfatta della mia vita, di cosa ho fatto, di cosa non ho fatto e rifarei tutto. Ecco, vorrei far così. Cosa fai quando ti senti giù? O ascolto musica, o utilizzo il Cernit e faccio quel che mi viene in mente per rilassarmi, o se no guardo qualche video. Queste cose. Parolaccia, non si può dire. Oh, mamma. Vabbè, C inizia con la C e finisce con la O, vabbè, ok, quella più utilizzata. Penso, sì, se no anche cavolo così, ma non so se si è vista come parolaccia. Frase che dico di più, effettivamente, frase, la parola, effettivamente, oppure non mi viene in mente al momento, comunque una cosa del genere. Cosa odi? Bah, odio le persone ipocrite, odio le persone che troppo che pensano di essere chissà chi, che magari non lo so, devono per forza farti vedere, cioè, adesso non mi viene il termine, se no col termine si capiva tutto, però al momento non mi viene, e l'agitazione fa anche questo. E, no, con le persone che magari non parlano mai, poi quando parlano magari ti dicono quella cattiveria o quella parola che ti fa rimanere lì, o che comunque ogni santa volta vogliono sottolineare quello che dicono loro come se fosse la cosa più giusta del mondo e fosse quella e basta, tu non puoi avere un tuo pensiero perché la cosa è così e punto. Non le sopporto, cioè mi danno proprio sui nervi. Ecco, mamma mia, strabuzzo gli occhi anche qua. Non ci fate caso, lo faccio sempre, gli occhi un po' grandi. Così, non so cosa dire. Vabbè. Adesso ho perso il segno. Allora, non sono mancina. Ecco, questo è perché trovavo tra io. Punto debole. Ma allora, ne ho tanti. Ma diciamo che quando succede qualcosa che magari divento triste, so cadere molto giù, ma tirarmi anche nello stesso tempo su nel giro di pochissimo tempo, magari da sola, insomma, ovviamente se c'è l'aiuto di qualcuno, nel senso qualche parola buona, qualcosa, uno si tira su anche più facilmente. Però se no riesco a ecco questa cosa qui, punto debole in quel senso. Peraltro, no. Vabbè, ne ho tanti, però sono piccoli al momento, cioè sono piccoli, beh. Ce ne sono, però come tutti penso, al momento poi non riesco a farvi l'elenco. Se volete magari poi ve lo faccio, nel senso me lo chiedete, poi ve l'elenco, magari ci rifletto anche di più, ecco. Poi,
Ricordo più brutto. Ricordo più brutto, ma forse il più brutto in assoluto è la morte di mio nonno, ecco. Quello sì, è proprio un ricordo che è ancora visibile ora. E quindi sì, assolutamente ricordo più brutto anche perché è successo troppo tempo fa e è stata una cosa troppo brutta che mi ha colpito e ci ha colpito tutti troppo e da lì sono cambiate tante troppe cose. E quindi, boh, quello. E poi, ricordo più bello della tua infanzia, oh, questo è stupendo. Mi ricordo quando andavo a trovare i miei nonni in campagna, allora una casa vicino a collina, e nella piazzetta davanti a casa io giravo in bici come una pazza con i miei amici tutto il santo giorno. Magari mio nonno arrivava alla sera, magari alle 8 di sera, 8 e mezza, a dirmi: Chiara, dai, muoviti. E fai presto perché è tardi, non puoi continuare tutto il giorno che sei lì, dai, vieni a casa che adesso fa freddo. Ecco, io mi ricordo, ero libera, oppure quando tipo in collina andavo magari andavamo a fare la vendemmia, ok? E io vedevo questo prato immenso e allora cosa facevo? Chiudevo gli occhi, aprivo le braccia e mi sciondavo, cioè correvo, correvo, correvo con gli occhi chiusi, sentivo il vento sui capelli, tra i capelli e sul viso, mi piaceva tantissimo, era troppo bello e rilassante, infatti cioè, ero felice, insomma, ero felice, ero lì con tutta la mia famiglia, con le persone più care, ecco, ed ero contenta, ero felicissima. Poi, pregi, pregio, aspettate un secondo. Ok, ci siamo, scusate, ho dovuto rispondere a un messaggio, se no non me la cavo più. Adesso è cambiato il colore della videocamera. Ci impiega un po' a prendere i colori, comunque, vabbè. Allora, i pregi. Ah, sono testarda, questo penso sia un pregio che un difetto. C'è chi dice che sono abbastanza sensibile, forse un po' egoista, qualche volta sì, sono un po' egoista, poi sono un difetto però. Qualche volta sono un po' egoista, poi. Più che altro sì, come pregio forse dirlo io sono testarda, ecco. Io lo vedo come un pregio. E poi come pregio secondo me è che appunto come vi ho detto prima do molta importanza ad alcuni valori fondamentali per me, quali la famiglia, l'amore e l'amicizia, sono i valori più importanti, cioè la vita senza questi non sarebbe vita secondo me e io farei tutto per queste tre cose, tutto per questi tre valori. Quindi questo secondo me è un pregio e purtroppo ultimamente alcune persone se le dimenticano queste cose. E poi penso di essere onesta, abbastanza sincera direi, almeno cerco di esserlo sempre, anche quando magari qualche volta fa un po' male esserlo. Boh, mi sembra così. Difetti ne ho tantissimi, un carattere difficile, seleziono troppo così, appunto è vero effettivamente. E pretendo molto perché pretendo molto da me stessa e quindi contemporaneamente anche dagli altri. E rimango delusissima quando rimango, diciamo, fregata, tra virgolette, insomma. Qualità che riconoscono, appunto, le ho già dette. Di cosa hai paura? Io ho paura di tante cose, paura di tantissime. Paura i ragni in primis, io ho il terrore dei ragni, proprio il terrore. Poi gli aghi, il sangue. E poi vabbè, degli animaletti tipo che non so, i topi, i serpenti, queste cose qui, le classiche cose, penso che tante ragazze hanno paura. E ecco queste, più che altro. Poi, un obiettivo. Come vi ho detto prima, avere un lavoro, crearmi una vita, una famiglia, e se possibile magari dei figli. Mi piacerebbe molto, ne sarei felice. E hai cicatrici? Sì, ho una cicatrice sul ginocchio che mi ha fatto una gatta quando ero molto piccola, avevo la gonnellina, le collante bianche. Ne è andata a trovare mia zia, questa gattina, bravissima, però grande ormai.
Era praticamente sulla mia gonnellina, stava cadendo e per evitare di cadere ovviamente ha impigliato le sue carine unghie, cioè la mia pelle praticamente, quindi mi ha scorticata nettamente dal ginocchio fino alla caviglia e quindi ho ancora il segno sul ginocchio bianco della cicatrice piuttosto spessa che non va via manco morire, ecco. E quella della mitosi, si chiama così, è una malattia comunque che ti porta nei gatti, anche da lì. Insomma, i gatti sono stati un po' la tragedia piccolina, comunque. E poi alcune della varicella, ma se si possono chiamare cicatrici, insomma, niente di che. Poi, la tua prima migliore amica, alle elementari, si chiamava Sara. Me la ricordo ancora, si chiamava Sara, eravamo tre migliori amiche in realtà. Io ero più legata a lei. E mi ricordo che nelle pause, cioè quando si fa lezione, no? Nelle pausette, tipo nel pranzo, della merendina, lei mi insegnava, siccome faceva danza, mi insegnava tutti i passi di danza che imparava, io li facevo, mi piaceva tantissimo perché io adoravo danza, però non sono mai potuta andare. E allora lei carinamente me ne insegnava, io imparavo ed ero contentissima, la sera tornavo a casa ero felice perché avevo imparato qualche passo. E tutto. Poi, l'attuale migliore amica, non posso dire di avere un'attuale migliore amica, perché appunto dando un'importanza elevata all'amicizia, migliore amica per me è una cosa super specialissima. Tante amiche, tante, fidate ne ho alcune, però non posso dire di avere una migliore amica, no. No, direi di no. Ho un migliore amico, quello sì. Prima vacanza. Allora, prima vacanza da sola è stata una tragedia. L'ho fatta tanti anni fa ormai. Avevo 18 anni, è stata con il mio ex fidanzato e con un'altra coppia di amici, amici miei però. Quindi diciamo che sono stati qualche giorno, 4-5 giorni, di cui lui ha litigato quasi sempre con i miei amici. Io ero in mezzo, ovviamente, ai due fuochi e poi ci siamo lasciati, ecco, in vacanza. Io direi che l'ho lasciato in vacanza, forse una cosa tremenda, però non ne potevo più per diversi aspetti, ecco. Boh, prima cotta, ero piccola, vabbè. Cotta, cotta, ero piccolissima, era all'asilo, proprio diventavo matta, mi piaceva tanto sto bambino piccoletto, però non mi filava di striscio. E con un'altra poi al mare, ma avevo già diversi anni in più, ero forse in prima media, ecco sì, in prima media, mi piaceva tantissimo sto bambino ligure, che era in spiaggia con me. E ecco, lui mi piaceva tanto, davvero tanto, però ero piccolina, però era talmente timida da piccola, adesso non è che magari non lo sia, però proprio non parlavo quasi mai, quindi no, ero timidissima, cioè era impossibile per me. Vabbè. E poi, la prima cosa che guardi nei maschi, allora, gli occhi, o meglio, non il colore, che okay, l'espressione degli occhi, quindi lo sguardo. È fondamentale per me, proprio la cosa più importante. La qualità, onesti, sinceri, brave persone, insomma, ecco. Vuoi sposarti? Sì, direi di sì, molto volentieri anche. Vabbè. Vuoi dei bambini? Sì, numero bambini, ma. Anche di uno, mi accontenterei anche di un bimbo o bimba che sia, quello che viene va bene. E, guardi, labbra o occhi? E in un uomo gli occhi assolutamente, gli occhi in primis proprio. Anche perché anche le labbra del mio moroso neanche mi piacciono per dire. C'ha un po' di. Non so, sono tutte gonfie, l'ho sempre detto, c'è delle labbra, Madonna, soprattutto uno dei due è gonfissimo, però per carità, poi mi piacciono talmente tante altre cose che ci passi molto sopra, ecco. Abbraccio baci entrambi, sono importantissimi entrambi secondo me. Quasi finito, scusate. Alto basso, una via di mezzo, né alto né basso, ecco, anche perché io sono bassa, quindi alto starei malissimo vicino.
Romantico spontaneo, magari avesse entrambe queste caratteristiche, non sarebbe male. Bella pancia, belle braccia. Belle braccia. Sensibile o superficiale? Sensibile, assolutamente sensibile. Storiella o relazione seria? Ai tempi, in alcuni momenti avrei detto storiella, attualmente relazione seria. Provocatore o indeciso? Provocatore, sì. Spezzato il cuore di qualcuno? Io? Sì, è capitato. Capitato ormai tempo fa, però è capitato, sì, alcune volte è capitato. Taggata come una, però vabbè, capita purtroppo nella vita, secondo me, anche se uno fa tutto il possibile per evitarlo, può succedere, come è stato spezzato tante volte il mio, può capitare. Infatti, spezzato il tuo, sì, direi di sì, anche in modo molto brutto tempo fa. Pianto per la morte di qualcuno, sì. Magari dopo un po' di tempo, perché all'inizio facevo la forte, perché magari non mi rendevo, volevo render conto della situazione, però sì, poi sì, te ne rendi conto per forza. Prevale il sentimento o ragione in me? È una lotta dura tra sentimento e ragione. In alcune cose sono molto istintive, in altre invece utilizzo troppo forse la ragione. Ha detto qualcuno che lo ami non era vero? Allora, direi di no, tranne magari alla fine della mia relazione precedente, che senza accorgermi avevo smesso di amare una persona, eppure non mi capacitavo completamente, quindi ancora le dicevo ti amo. Credi in te stesso, sì e no? Sì, sotto alcuni punti di vista, no, sotto altri. Nel vero amore, sì, assolutamente sì. C'è una persona che vorresti con te ora? Due persone, direi. Molto importanti. E tre desideri al giorno della lampada. Allora, beh, ne avrei mille, però non so. Come ho già detto, a sfinimento. Non è un'agenzia per il lavoro questa, lo so, lo so. Allora, un lavoro buono. La salute e la famiglia, realizzare una famiglia appunto, creare una famiglia con il mio ragazzo, ecco. Questi sono i tre desideri. E niente, sono arrivata alla fine, sono arrivata alle 100 domande, probabilmente non ne potresti più di me perché io vi ho rotto le balle in maniera esagerata. E spero che apprezzate questo sforzo. Non so quante volte mi vedrete in video perché non lo so. Perché non so mai dove guardare, mi viene un po' di mal di testa anche. Niente, spero che vi abbia fatto piacere comunque questo tentativo, questo cercare di, diciamo, presentarmi a voi, ecco, a chi magari importa, perché magari c'è gente che dice: ma chi se ne frega, chi ti voleva mai vedere te in faccia, no? Non è che avete tanto torto, anche perché questo nasone, no? Che vedete, un naso della Madonna, vabbè. E sono nata col nasone e con gli occhi lunghi, lunghi a palla, pensa un po', cioè, e meno male che mi dicono che da piccolina in piccolina ero proprio e si era bloccato un attimo il video perché era piena la memoria. Niente, volevo solo finire di salutarvi e tutto qua, spero appunto vi sia stato di gradimento il video. Scusate, mi sono resa conto dopo che ovviamente volevo visualizzare tutta la testa, un pezzo di call, alla fine ho visualizzato ben poco di me. Comunque, spero vi vada bene comunque, insomma. Vi mando un bacione e spero a presto. Ciao ciao!